una pagina già scritta, fatta di storia, di lavoro, di tradizione, di costumi, sulla quale è possibile aggiungere i progetti, i sogni, la democrazia, la libertà e la tolleranza. Vogliamo parlare! Lo scorso anno... Buonasera. Buonasera a tutti e grazie. Vi rubo pochi minuti e lascio il tempo al concerto. Siamo le madri e i padri, i familiari, tanti amici e amiche dei 28 ragazzi e ragazze che nella nostra città, medaglia d'oro per la resistenza, sono stati sottoposti a misure cautelari molto dure, non per aver rubato soldi pubblici, né per aver avvelenato l'aria con la polvere di amianto, ma per aver lottato contro il treno ad alta velocità Torino-Lione, oppure per aver difeso le aule universitarie dai tentativi sempre più frequenti di infiltrazione da parte dei fascisti torinesi, o ancora per aver manifestato in corteo contro la presenza ai comizi di un partito xenofobo e razzista che ben conosciamo. Ebbene, questi ragazzi, queste ragazze sono stati incarcerati in casa, in stretto isolamento, costretti quindi alla perdita del loro lavoro, allontanati dalla frequentazione dei loro corsi universitari, per cui hanno pagato tasse sempre più alte, e dei loro amici, o di tutte queste cose insieme. Tutti privati dei loro affetti, tutti noi familiari privati dei nostri figli e delle nostre figlie o sottoposti con loro a restrizioni personali molto forti, obbligati a tenere fuori da casa nostra l'idraulico, il nonno e il postino, svegliati durante la notte dai frequenti pretestuosi controlli di solerti forze dell'ordine. Con l'angoscia e la consapevolezza che per i nostri figli e le nostre figlie si sta creando un chirurgico isolamento sociale. Questi ragazzi e queste ragazze che sono tutti in attesa di processo, quindi non ancora giudicati da sentenza, vivono questa repressione per aver fatto quello che noi gli abbiamo insegnato, valori antifascisti e di solidarietà, quello che noi, forse per stanchezza o per troppo impegno che oggi è indispensabile per mantenere a galla noi stessi, le nostre famiglie, le nostre case, non facciamo più. Magari pensiamo e giudichiamo, ma non agiamo. Loro invece sì, agiscono quotidianamente, con coraggio, con intelligenza del presente, con generosità e simbiosi con gli ultimi. Non con la violenza agiscono, ma con una cosa semplice dal nome antico che tutti conosciamo, la libertà di dissenso, il coraggio della partecipazione. Noi gliel'abbiamo insegnato e allora davvero ritenete di poterci sostituire, di poter far meglio di noi nell'educazione politica e sociale dei nostri figli, combinando isolamento, punizione, impoverimento prima del processo? Tutti questi ragazzi sono nostri figli e le nostre figlie ed è giunto il momento per noi di agire per loro.